14. Clessidra. Domanda: che cos'è l'antimateria? Guida: l'antimateria è l'infinito che si riforma. Non è facile spiegare come mai l'infinito è infinito e si riforma costantemente. Una volta affermai che la materia e l'antimateria sono come un cono rovesciato che è unito ad un altro rovesciato, come una clessidra. L'antimateria è il punto in cui, con un elemento, si incontrano le molecole che si stanno esaurendo, incontro che serve a far rinascere un'altra fonte di energia di tipo diverso. Il punto preciso in cui sembra stia scomparendo quell'atomo è invece l'inizio della sua rigenerazione. Questa è l'antimateria.